Sì, appena concluso il comizio e poco fa ha detto gli schieramenti a queste elezioni non sono 4 ma 2. Cos'è allora che fa la differenza? La differenza la fa la pulizia, la semplicità, tutto quello che stiamo mettendo in campo in termini di onestà, perché Giarre ha bisogno di questo. Purtroppo, e dico purtroppo, gli altri schieramenti, al di là della barricata, abbiamo visto e lo leggiamo, non c'è bisogno di andare a fare chissà quale ricerca, c'è un ricompattarsi di tutto quello che è la politica degli ultimi 20 anni, tutta quella politica che ha fatto un grande danno alla città di Giarre. Oggi serve il coraggio, la lungimiranza di sterzare violentemente questa autovettura, l'ho detto altre volte, perfettamente funzionante in tutte le sue parti, che fino ad oggi manca di un guidatore. E fino ad oggi ha avuto un guidatore, dei guidatori che sono stati bravi a fare tantissimi tamponamenti. E sull'ospedale si potranno fare solo promesse vane? Sull'ospedale tutti faranno promesse vane, o quantomeno io spero che abbiano il coraggio di dire le cose come stanno e di non cominciare a parlare di 10 anni di commissioni, di 10 anni di presidenze, di 10 anni di presenze che non hanno portato a nulla. Io spero che chi ha portato avanti delle battaglie, e mi riferisco esattamente a Cittaviva, abbia il coraggio di ammettere che è stato un fallimento, che i ricorsi non servono a nulla se poi alla fine siamo costretti da una classe politica che ci ha falcidiato, che ci ha disonorato, che ci ha tolto la possibilità di poterci curare e il diritto alla vita che è sancito dalla legge italiana e dalla Costituzione. A Giarre manca anche un piano viario, un piano commerciale. Il piano commerciale per una città commerciale è la primissima cosa se si vuole arrivare a degli obiettivi. Giarre manca di un piano commerciale, non se ne è accorto mai nessuno. Giarre soffre una viabilità vergognosa e fanno finta di non accorgersene, perché tanto il problema non sussiste. Il problema è pensare, come ci ha detto qualcuno, che siamo nel salotto buono di Giarre, che è un salotto incelofanato come quello delle vecchie zie, dove abitano i fantasmi, buio, spoglio, sporco, e che invece il salotto buono di Giarre, che non va toccato, dimenticando che Giarre non è la piazza, Giarre è la frazione, Giarre è tutto quello che insiste sul territorio e che fino ad oggi è stato mortificato da politiche bieche, da politiche cieche che non hanno permesso uno sviluppo omogeneo della città stessa. La battaglia per l'ospedale è stata inutile? La battaglia per l'ospedale, quando si tratta di un diritto come quello della salute, non è mai inutile. Io credo che invece responsabilità possono essere attribuite a tutti coloro che hanno rappresentanze politiche a tutti i livelli, i quali, pur essendo venuti a fare dei sopralluoghi, non hanno compreso il bisogno di questo territorio. E oggi mi dispiace apprendere che qualcuno ritiene di fare battaglia politica su questi temi, quando io, che da 9 anni me ne occupo insieme alla rete delle associazioni, non abbiamo mai fatto. Quindi il diritto dei cittadini di Giarre ad avere una struttura che li assista e dia una risposta di salute è essenziale. Sarà l'ospedale come lo intendiamo altro, questo oggi io non posso dirlo. Sicuramente ho lottato per un ospedale di base e un pronto soccorso, a differenza di tanti che hanno fatto finta di lottare. Nel vostro programma il primo punto sono il welfare, i servizi alla persona. Voi su cosa volete puntare? Cioè, quali esigenze avvertite nella popolazione come prioritarie? La popolazione in questo momento ha diverse difficoltà, dagli anziani, ai bambini, alle famiglie che sono in difficoltà perché hanno perso un reddito, a tutte le categorie che in passato magari avevano più possibilità di spese e oggi non l'hanno più. Il welfare come lo intendiamo noi è anche una evoluzione dello stesso, perché a pensare a un welfare di tipo assistenzialistico come è stato nel passato purtroppo non potrà dare più alcun ritorno o quantomeno insufficiente. Noi abbiamo delle idee in tal senso, abbiamo la competenza di un assessore nominato da me che è pluriennale e che ha in materia tantissime idee che cercheremo di attuare. Volete anche coinvolgere i cittadini con le consulte, con l'urban center, di che cosa si tratta? Assolutamente sì, per noi l'idea di città vede una dinamica complessiva che vede alla cittadinanza, le associazioni, chi andrà a rappresentare in consiglio comunale, l'amministrazione, tutti quanti coinvolti. Dal basso noi dobbiamo ascoltare le istanze della gente, queste istanze salgono
vengono anche attraverso le associazioni che nelle consulte possono proporre e dare una mano a chi poi in consiglio comunale potrà rielaborare quelle proposte all'interno delle commissioni e in ultima analisi l'amministrazione fa le proprie e attivarle. Potrà avvenire il processo inverso, l'amministrazione ha tante idee e scenderà a cascata fino ad arrivare alla cittadinanza e alle associazioni. Eventualmente le prime iniziative da adottare? Ma guardi, la prima cosa che si deve fare è sicuramente prendere coscienza di ciò che si va a trovare. Prendere coscienza significa andare ad analizzare la situazione complessiva dell'ente sotto il profilo economico, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa. Ci sono ovviamente le priorità che sono sotto gli occhi di tutti, il decoro urbano e quant'altro, ma io direi la prima cosa che noi dovremmo fare è proprio relazionarci con chi in questi anni ha gestito all'interno dell'amministrazione l'attività, e quindi penso alla struttura amministrativa del comune, per poi mettere mano a un cambiamento condiviso che porti a un vero slancio e rinnovamento per poter avere poi più efficacia nel dare risposta ai cittadini. Finalmente siamo nel vivo della campagna elettorale, quali sono i punti del suo programma? Allora, i punti fondamentali del mio programma, diciamo che perseguono tutti insieme un unico obiettivo, quello di riportare Giare al centro dell'attenzione. Giare deve tornare ad essere il comune capofila dell'area ionico-etnea. Diciamo che è un ruolo che è naturale per la nostra città, ma purtroppo negli ultimi anni, nell'ultimo ventennio, qualcosa è venuto meno. Quindi si tratta di recuperare. Ecco, l'obiettivo, tutte le misure indicate nel programma e tutte le azioni concorrono esattamente a questo, cioè riportare Giare al centro della zona ionica, come comune capofila, chiaramente. Questa scelta di scendere in campo in prima persona e di scommettersi per la città, come è nata? È nata dalla mia passione per la politica, dall'amore che nutro per la mia città e dalle competenze che in tanti mi riconoscono. La squadra che ha al suo fianco, come potrebbe definirla? Ma la squadra che ho al mio fianco è una squadra, anzitutto nel complesso Salvo Vitale è una persona per bene, tra persone per bene, e questo è importante, è fondamentale. Io in prima battuta ho designato due assessori, uno con una certa esperienza, avendo già fatto il sindaco del comune di Riposto, del comune Viciniori, l'altro è giovane ma è una mente brillante, Dario è una persona veramente in gamba e quindi starà nonché coordinatore del PD locale. Salvo Vitale è una persona per bene tra persone per bene, noi non abbiamo impresentabili nelle nostre liste. A proposito della polemica che è nata dopo questa notizia dell'alleanza tra PD ed NCD, lei cosa vuole dire? Ma è un'alleanza naturale, è un'alleanza che esiste a livello romano, quindi come governo nazionale, e a livello palermitano come governo regionale. Non vedo questo scandalo perché sia stata fatta Giare, cioè è un'alleanza, ripeto, naturale tra, è un centrosinistra, io rappresento un centrosinistra allargato ad area popolare. Quindi non ci sono state delle contraddizioni di fondo? Ma secondo me no, e non penso proprio che ci siano state delle contraddizioni di fondo, e tra l'altro è un'alleanza fatta tra giaresi, con i giaresi, per il bene di Giare. Lei ha avuto il coraggio di dire no ad alcune alleanze, diciamo, perché ha voluto mantenere una certa purezza nella sua coalizione? Ma io, oltre che alla purezza, per carità di Dio, però non accetto pregiudiziali, cioè io sono una persona autonoma, una persona indipendente, non possono venire a casa mia a dirmi quello che io devo fare a casa mia, quindi per questo ho detto no.